ci siamo alla grandissima stagione 2017, stagione 2017, wow, alla grandissima in questi super boschi boscolosi. Siamo pronti per una bella caldissima stagione. Quest'anno ci ho messo un bel po' a tornare in sella. Ormai siamo già a metà marzo. L'anno scorso a febbraio ero già qua, ma attenzione perché oggi siamo sui nostri bodidi. La mia squadra è nettamente in minoranza. Ci sono decisamente più KTM qua nel gruppo. Oggi siamo in la metà degli apostoli, siamo in 6. E non credo che sia corretto dire 6 dell'Ave Maria, ma insomma, siamo in 6. E su 6 ben 4 KTM. KTM qua Rulez comanda il KTM. E tuo amico come stai? Oh, ma cioè ti sei reso super conto che abbiamo, cioè non sei più sul canale di prima? Perché mi avete rotto talmente tanto le palle che ci siete riusciti. Quindi questo è il primo video di enduro sul nuovo canale che si chiama, come hai visto, non lo so, cioè per adesso chiamiamolo Sganaway perché non ho ancora deciso come chiamarlo. Quindi adesso sto registrando un video e poi vedremo. Oggi in programma c'è il video, si chiama, questo simpatico vlog si chiama Il Salitone, perché la guastaguida spirituale non del gruppo, attenzione Pietrone, oh là là, bello, ci porta al Salitone. Salitone che a detta degli altri, per riuscire a farlo bene, bisogna entrare in quarta, salire su in quarta piena. Ora, in quarta piena dentro un bosco io non l'ho mai ancora infilata, quindi sono un tantino, come dire, un po' preso male, un po' in ansia, ecco, mi ha messo l'ansia, ecco, sono generatori d'ansia questi ragazzi. No, pronti per nuove ed incredibili avventure in queste simpatiche salite un po' pietroselle. Però c'è da dire che onestamente neve poca, acqua men che niente, quindi sono tutte belle asciutte. Ma aspettate qua un attimo, dal video non si capisce mai una mazza, ma qua è tosta. Lì in quel passaggio che anni scorsi scivolavo, oggi è andata via bene, quindi alla grandissima, perciò senti lo scarico come comanda questo nuovo scarico. La mia Husqvarna TE 450 monta un bello scarico in titanio dell'Arro, che consiglio a tutti proprio, non in particolare il mio, ma consiglio a tutti di cambiare lo scarico, perché ragazzi, altro sound, altra vita, altra corsa. Ci siamo, andiamo via sereni. Guarda che bello, ma tu dimmi, no? Tu dimmi, cosa manca qua? Te lo dico io cosa manca, mancano un po' di donne nude, le stesse donne nude che di solito il meccanico ha nella sua officina. Cosa pensi che io dica balle e che i meccanici non abbiano donne nude? Hai visto come mi sono bello schiantato? È perché pensavo a donne nude. Quali donne nude? Queste. Qual è lo stereotipo del meccanico? Che il meccanico c'ha il calendario con le donne nude? Ma non è vero! Ma poi oltretutto questo è su febbraio, ragazzi, febbraio l'abbiamo visto, andiamo anche almeno a marzo, insomma, cioè voglio dire, le signorine vanno viste tutte. Oh no!
Mamma mia, raga. Poi mi sono fatto, non so se hai visto, una bella sdraiatina contro un muretto. Perché parlare mentre si va, cioè, richiede un po' troppo attenzione. Quindi infatti adesso direi che pausa per noi e ci rivediamo dopo, quando la boscolosità si rifarà viva, presente e pregnante, e soprattutto ci vediamo al mitico salitone. Qua ci passo con la testa, aia, sì, vai via, pausa, anche se qua merita. Grande, grande. Ok, ok. Primo passaggino hard. Va bene, vai. Andiamo a fare questo passaggino hard. Arrampichiamoci e facciamo vedere subito come ci si fa male. Subito proprio. Subitissimo. Vado, vado sereno. Via sereni proprio, dai. Ma salitone? Dov'è salitone? Stiamo per arrivare a salitone. Sei pronto a vedere il salitone? Salitone che non ho visto nemmeno io, eh. Comunque dicevo, ho strappato di un cavo e ho spaccato un fianchetto. Ah, mizzica. Salitone è lunghetto. Vediamo un po' su, dritto per dritto. Mazza se è alto e lungo. Marcia alta perché il terreno è molle. Cosa che non andava. Ma io ho avuto qualche tipo di problema. Ma come ho fatto a scaldarsi così tanto? Cioè, non riesco a cambiare le marce, mi rimane dentro una marcia. Attenzione, attenzione calda. Eh? Attenzione calda. È la prima volta che mi succede però, eh? Allora, dunque, bellissima uscita, fighissimo, proprio moto perfetta, proprio prima uscita, già andata, no, bellissimo. Oh ragazzi, salitone bellissimo. Salitone te l'ha tirata perché l'avete pompato prima. Esatto, tra... la moto proprio si è cagata addosso e si è... proprio pare che la frizione abbia detto ciao, ciao. Quindi adesso ciao. Bisogna capire come tornare indietro, in qualche modo ciao. Faremo, vediamo, vediamola. Come prima uscita non è male. Frizione andata, giornata finita, adesso bisogna capire come tornare fino a casa. Così, mesto, ritorno a casa con questa nuova avventura, poco girato, poco filmato, tanta sofferenza, moto andata. Adesso il meccanico Max mi presenterà il conto. Allora Max, adesso mi devi spiegare la mia squarna cos'ha che non va con la frizione. La tua squarna con la frizione
allo stato attuale ho trovato che i gommini della pompa, quindi della pompa e della frizione, i gommini per la revisione. Ma non può essere solo quello, dai, gommini della pompa. E ho trovato che quelli, la pompa praticamente non pompava più. Ok. Quindi spesso succede che i gommini si gonfiano, sì, non hanno più tenuta e può essere che la frizione rimane tirata, la tua essendo una frizione idraulica. Ah, tu dici che rimane una frizione idraulica essendo tirata, quindi mi faceva quello scherzare. Però questo è lo step 1. Lo step 2 potrebbero essere i dischi. Potrebbero essere i dischi, speriamo di no. Vediamo, non, vediamo. Non ho ancora acceso, vediamo. La moto, va bene. La pompa, come mi dici. Va bene, grazie. E vediamo un po' cosa è successo a questa moto. Meno male stiamo andando giù proprio in folla. Qualsiasi marcia io metta non la prende. Cioè il motore sale e non vorrei rifare tutto il motore, no? Speriamo sia solo la frizione. Dovremmo riuscire ad arrivare a casa sua, prendere il carrello, caricare sulla moto e portarla, e portarmela a casa. Ma pensa a te, di che razza di brutte avventure. Ma questo fa parte dell'enduro. Quindi, visto che il salitone proprio me l'ha tirata, me l'hanno tirata dai giorni scorsi, vedrai che il salitone spacca, eh sì, il salitone spacca, raga. Andate via proprio la frizione subito. Sentila. Va bene, alla grandissima, mica troppo. Tu dici? Esatto. Sì, ma devo bagnare qua il blocco. Che sia caldo ci sta. Proviamo. Tiriamo via l'acqua da sta camel bag. Vediamo un po'. Proviamo, potresti avere ragione, nel senso magari raffreddando. Perché c'è il giovedì alla va bene. Lascia pure, ragazzi. In effetti c'è ragione. Raffreddando con l'acqua il blocco frizione prende un pochino meglio. Comunque è da fare, però forse così torno a casa, ragazzi, forse torno a casa non col carrello, insomma non finisce qui. Allora, l'avventura continua, l'idea è bottiglia d'acqua, si prende un po' d'acqua e poi dopo la si versa avanti in dre. Allora, dopo averla bagnata, come un siluro, no, ma come un siluro, no, però raffreddando la frizione, affreddando anche un po' il motore, diciamo che sicuramente va meglio. Ci arrischiamo a tornare per la strada in questo modo? Ma sì, dai, proviamo, via. Allora, siccome sono comunque un po' stupidino, ho deciso di tornare a casa sfidando la sorte. Dopo aver lavato la moto, o meglio bagnato un po' il motore e di conseguenza la frizione, la moto una minima risponde. Allora, visto che risponde, perché mi devo fare tutto l'asfalto, no? Caro amico, noi qua alla grandissima sfidiamo la sorte, quindi ce ne andiamo via tranquilli, senza esagerare, però almeno ce ne andiamo via non con la coda fra le gambe totalmente, ma ce ne andiamo via per i nostri boschi, che oggi hanno proprio mandato le insidie. Adesso è un bel problemino da sistemare, più che altro non è oltre mille cose che possono venire in mente, in realtà no, è logistico, perché
se adesso porto la moto davanti al meccanico che comunque è chiuso e gliela lascio lì, poi io come torno a casa che sta a chilometri di distanza a piedi. Allora, missione terminata, finita, la moto è qua dal meccanico, e come faccio a tornare a casa? Mi sono detto, ma come cazzo faccio? Allora cosa ho fatto? È arrivato Super Davide, con la super macchina ibrida, con una macchina ibrida, e quindi niente, adesso lasciamo la moto qua davanti al meccanico che troverà il qui pro quo e via, pronti per la grandissima, per la prossima volta, via!